nuovo. Forse ci siamo tutti, possiamo iniziare. Allora, prima di tutto voglio ringraziare tutti voi che avete partecipato, perché siete davvero tanti e non ci aspettavamo, quindi siamo felici di vedervi tutti quanti qua. Grazie. Da me mi dicono che non mi sentono, quindi mi metto un po' più... Allora, niente, io sono addolorata e sono una volontaria di Emergency e faccio parte del gruppo dell'Agro Negrese. Emergency è un'associazione italiana libera e indipendente che è nata intorno ad un tavolo di cucina il 15 maggio del 1994. E questa cena rientra nell'evento 100 cene 20 anni, è un progetto che sta girando in tutta Italia in questo mese di marzo. Quindi la nostra cena, insieme ad altre parole cene, nel mese di marzo andranno in 99 città. Emergency in questi 20 anni ha realizzato ospedali in 13 paesi del mondo, realizzando ospedali di prima eccellenza, posti di primo soccorso, centri di pediatrici e di maternità. Adesso vi proporremo un video riassuntivo, diciamo, di tutta l'attività dell'associazione. E oggi, negli ultimi anni, è presente anche in Italia con i poliambulatori e degli ambulatori mobili, proprio per dare cura agli stranieri, ai migranti e chi ha bisogno di cure, per garantire questo diritto alla cura, che è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, ma a volte viene negato, per difficoltà linguistiche, per poca conoscenza del diritto, di questi diritti, e per un'incapacità a muoversi all'interno di un sistema sanitario nazionale un po' complesso. Infatti il nostro sistema nazionale fino a 20 anni fa era uno dei migliori, ma da quando le aziende ospedaliere, gli ospedali sono diventate delle aziende, diciamo che l'interesse della cura del paziente si è rivolto più verso il fatturato, quindi verso un quantitativo maggiore di prestazioni. La sanità in Italia costa 115 miliardi di euro l'anno, di cui 30 miliardi vanno in profitto, invece potrebbero essere investiti in ricerca, strutture e stipendi. Oggi, a causa della mancanza di lavoro, circa il 15% della popolazione italiana, quindi 9 milioni di persone, non ha pieno accesso alla sanità perché non può permetterselo. Ecco perché oggi è presente Emergency in Italia e, come dice Gino Strada, in Italia c'è una guerra continua, spietata e atroce contro i poveri. Nella Negrese forse non ci accorgiamo di questa situazione, ma basta guardarci un po' intorno per rendercene conto, come ad esempio nella piana di Gioia d'Aura, dove Emergency ha iniziato a lavorare nel 2011 con un ambulatorio mobile e da luglio 2013 con il poliambulatorio a Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Il terzo in Italia è nato all'interno di un palazzo confiscato alle 'Ndrangheta in collaborazione con l'Ibera. I pazienti di questo ambulatorio e del poliambulatorio sono soprattutto i migranti, impegnati come braccianti nelle campagne della piana di Gioia d'Aura, con dolori muscolari scheletrici, dermatiti e patologie gastrointestinali, tutte determinate dalle difficili condizioni di vita e di lavoro. Il lavoro di Emergency si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in base alla quale tutti gli individui hanno gli stessi diritti, senza discriminazioni politiche, ideologiche e religiose, garantendo così assistenza gratuita di elevata qualità e formazione del personale locale. Uno dei progetti che maggiormente rispecchia il lavoro di Emergency è il Sudan Send, realizzato in Sudan, che può essere per esempio non solo per l'Africa ma anche per tutta l'Europa, non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista architettonico e costruttivo. Emergency ha speso per la realizzazione di questo ospedale soltanto circa 8 milioni di euro, corrispondente alla 17ª parte del costo di un solo cacciabombardiere F-35. Finanziare la guerra è una scelta e come tale comporta delle rinunce. Destinare dei soldi all'acquisto di armi è un'occasione mancata per chi, come Emergency, ritiene che tutte le guerre siano ingiuste e si impegna per costruire un percorso di pace attraverso il rispetto e la pratica dei diritti. Sulla scorta dei risultati raggiunti al Salam Center, Emergency nel 2008 ha firmato insieme a 8 ministri della sanità africana il manifesto per una medicina basata sui diritti, nel quale i firmatari riconoscono il diritto ad essere curato come diritto fondamentale e inalienabile di ciascun membro della famiglia umana.
e chiedono una sanità basata sull'eguaglianza, sulla qualità e sulla responsabilità sociale. E quindi noi qua in Italia, come anche in altre parti del mondo, ci siamo noi volontari che insieme ad altri 4.000 realizziamo una capillare e continua opera di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla pace, nonché di raccolta a fondi. Un ruolo che è fondamentale e imprescindibile dall'attività dell'associazione. Fare il volontario per noi è stata una scelta attiva per raggiungere proprio gli obiettivi statuali dell'associazione senza ricevere alcun vantaggio economico o politico. Si partecipa a titolo gratuito mettendo a disposizione il nostro tempo, la nostra capacità e le nostre risorse, quindi dalla voglia di fare la propria parte per migliorare il mondo in cui viviamo. Per sostenere Emergency si può fare in tanti modi. Adesso si potrebbe fare anche semplicemente con il 5 per 1000, che non costa nulla, ma basta devolvere il 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi ad Emergency. Infatti Emergency si presuppone l'obiettivo di destinare più del 90% dei fondi disponibili ai progetti umanitari, come ad esempio nel 2011 ha destinato più del 90%, 91,48% ai progetti umanitari. Quindi, non so, questo diciamo è quello che ho sintetizzato quanto più possibile quello che Emergency ha fatto in questi 20 anni, però adesso vedremo anche nel video ciò che ha fatto. Quindi vi lascio continuare alla cena, ringrazio a tutti e volevo dirvi che ad ogni posto abbiamo lasciato un bigliettino su cui potete lasciare i vostri dati se volete avere notizie sulle nostre attività e proprio soltanto per lasciarci un messaggio per migliorarci o per darci consigli cioè da farsi per aiutare questa associazione. Grazie mille. Ci mettiamo
sempre la guerra, non potrei mai. Allora preferisco dire che sono contro la guerra. I pacifisti con dietro sulle spalle li ho visti, lo so, io mi fido, non mi piace. Si parlava di 9 milioni di italiani che oggi hanno difficoltà a usare il sistema sanitario che ormai è stato una specie di supermercato. E ovviamente questo con l'ambulatorio le strutture di emergenza sono aperte a chi ha bisogno, però mi sembra più facile lavorare con casa che in Italia. La tessera di emergency.
fai la tua su tessera.emergency.it. Faccio parte di un gruppo del 2007. Allora, stavo per chiamare molto e faccio parte di eventi del 2007. Perché non è che dovrebbe fare qualcosa da via? Andrea, più o meno tanto. Ciao, sono Emilia, faccio parte di eventi da poco tempo. Infatti per me questo evento è l'inizio di questa grande avventura. Grazie, non è una creare persona. Il gruppo di medici mi sembra un po' più grande. Faccio parte di questa situazione perché credo non avete richiesta, credo nei diritti umani e nel diritto alla pace. Ciao, sono Annalisa, faccio parte del gruppo Emergency del Luogo Negrese dal 2010, credo fortemente nell'attività che Emergency si svolge da 20 anni e spero che le persone continuino a sostenere le attività di Emergency attraverso i loro contributi, perché Emergency lavora per tutti. Prodotto per aver visto il nostro in televisione e per aver recepito il suo messaggio, un messaggio importante, cioè che la cura, che bisogna garantire cure gratuite a tutti, di elevata qualità e soprattutto non fare discriminazioni politiche, sociali e di qualsiasi genere. Per questo soprattutto credo in Emergency e sostengo l'associazione. Ognuno nel suo piccolo deve cercare di dar voce a chi così qui crede, altrimenti è perverso. Per me Emergency è poter dare aiuto agli altri senza ricevere in cambio niente, per volontariato, per beneficenza, per pace, e c'è bisogno del sostegno di tutti affinché possa continuare a lavorare per tutti. Dura ancora.